eccoci qui. Buonasera e benvenute da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Oggi è giovedì 20 gennaio 2022, sono all'incirca le ore 18:30. Ci troviamo in diretta per fare un tutorial a quattro mani. Noi più il negozio Hobby dei Ricordi, che sta sempre a Roma, zona Marconi. Se si collegano, iniziamo? O inizia... Vabbè, certo, aspettiamo un attimo, il collegamento. Sì. Arrivata Francesca De Ragnoli. Ciao Francesca. Ciao Katia. Buonasera. Vabbè, comunque io stasera vi faccio vedere come sfumo la gomma crepla. Io sta tecnica la uso per fare le torte, perché invece per fare i fiori uso un'altra storia, che già ci ho fatto il tutorial e lo trovate su YouTube, come sfumare un fiore, Mochi Maggi, oppure mesa creazione della magnolia stellata. Sì, vabbè, non lo so, insomma, uno di questi titoli ci avrà. E io sta tecnica qua la uso principalmente per le torte, capito Isaura? Capito? Che sotto a una delle torte Isaura. Io però mo me devo allontanare sta cosa perché puzza di limone che accora e mi sto intossicando. Sì. Ok. Ciao Isa, ciao Rosaria, ciao Federica. Perché avevo passata pure, capito? Ciao. Ah, ecco Hobby dei Ricordi. Oh, buonasera. Eccoci. Ciao. Buonasera, buonasera. Allora, buonasera. Giusy, quanti siamo? Siamo 80 adesso. Ottantina. Allora, adesso io inizierei, così dopo passiamo subito la palla a Stefania de Hobby dei Ricordi, va bene? Debora, sì. Ciao, Luisella. Dimmi. Allora, iniziamo. Sì. Allora, che cosa ci serve? Gomma crepla 2 mm. Io ho preso bianco da Stabil, così voi capite bene. Poi pastelli ad olio, quelli che vi pare, Sizzix, Panda, quelli che vi pare. L'importante è che siano ad olio, non vi inventate niente che piate i soft, i cosi. Pastelli ad olio, belli grassi, quelli da Sizzix vanno più che bene. Poi spugnetta per lavare i piatti di Giusy e avete presenti i panni Swiffer, quelli per Swifferà. Ecco qua, ok? Vanno bene anche le salviettine per igienizzarsi le mani, ok? Piegate il più possibile così il zucco viene tutto a galla, io piego così e via. Vai Giusy! Allora, gomma crepla 2 mm. Famo finta che questa è una base torta. Ce la vedete? La siete immaginata? Poi col pastella d'olio bello grasso vado direttamente sulla torta e segno un dove pare. State? Poi chiama la spugnetta per lavare i piatti del Giusy, ne tagliamo un pezzettino. Voi calcolate che io con una spugna ci faccio un sacco di colori, perché uso un pezzetto per colore. Ecco qua. Qua Giusy. Così. Tamponiamo finché, vedete, che ha assorbito un po' di limone. Questa verrà pure una torta al gusto di limone, cioè mica male come cosa. Vedete? Ok, poi ritorniamo sulla gomma crepla e sfumiamo. Allora qua dipende, poi voi sicuramente siete più bravi di me perché voi vi truccate, però dipende da che effetto dovete dare al piano torta, nel senso, se voi ci fate caso, io l'ultima torta che ho fatto, quella con la mongolfiera, era acquarellata, quindi che ho fatto? Ho fatto una cosa così, ok? A cerchio. Se io devo fare una sfumatura più lineare, tignete, vedi questo qua è un tinto poco, che è nuovo. Se io devo fare una sfumatura più lineare, tipo quella di Re Leone, come faccio? Faccio così. E me la porto all'altezza che mi pare, ok?
Cioè, nel senso, se ho la base da 10 centimetri e io devo sfumare 3 o devo sfumare 5, non andrò a fare la linea alla base, ma andrò a fare la linea al 3, ok? Così invece di andare in su, vado in giù e mi copro il sotto. Non so se mi sono spiegata. Comunque, ecco qua, è molto facile. Mo se famo un altro colore, visto e considerato che famo giallo, ah, visto e considerato che ho aperto due spugnette. Logicamente più il pastella d'olio è grasso e meno dovrete carcare. Tigni come il cantuccio nel vino, tigni, che poi in italiano come si dice, sorelle? Intingi, imbibisci. Ecco, brava, ecco. Ecco qua, precisamente. Vedete? L'interrogazione per far vedere se che stavate attenta, capito? Assolutamente, noi siamo attentissime. Brava. Sì. Allora, una volta che è scomparsa la linea, aspettate un attimo, ecco qua. Una volta che vi è scomparsa la linea, non ci andate sopra mille e mille volte. Perché? Perché poi vi scompare pure il colore. Pulisci oggi che pulisci domani, questo se ne va, giusto? Ok, anche perché la gomma crepla è un materiale, giusi? Acqua resistente. Acqua Idrorepellente, resistente. idrorepellente. Quindi dai, 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 questa si pulisce. Ok? E quindi, cara Isaura e care tutte, così è come sfumo le basi Allora, torta. Teresa chiede, ovviamente l'avevamo detto all'inizio, però probabilmente si è collegata dopo, la spugnetta in cosa la intingi? Ah, basta una salviettina Imbevuta. imbevuta, quella pure per pulirsi le mani, per igienizzarsi le mani. Io in questo caso sto usando Swiffer perché questo che c'avevamo. Comunque ci deve stare dentro un po' di sapone. Capito che ti squaglia tutto e ti viene tutto perfettamente perfetto. Va bene? Si è capito? Avete capito? Chi è che non ha capito, alzi il dito. No, vi siete bloccate. Non ci sono. Allora, noi vi vediamo, quindi Così potete attesa. procedere. No, si sono connessa. Faccio? Do a te? Avete capito? Guardate. Questa è la zozzeria della spugnetta perché l'ho tagliata qua sopra. Paola, ho risorto. Hai sentito come parlo bene? La spugnetta in cosa l'intingi? La spugnetta intingiamo su un panno imbevuto, tipo quello per pulirsi le mani, per igienizzarsi le mani. Come faccio a vedere se chiedono amici? Compare qui la notifica. Ma ne posso un video Prova, Debora. io? Non esce. Che devo fare? Ciao Katia! Sonia destro, si vede male.
Come si vede male? Io vedo benissimo. Vedete male? Eh? Ah, vedi? Stanno altri commenti. Quindi? E quindi aspettiamo un attimino che si È giù, ma via ricollega. mano te perché tu sei più pratica. Cioè, va, pensaci te, tu sei, io non so tecnologica come. Eccole. Ah, e lo vedi? Hai visto? Eccole Eravate qui. sparite. Ok, ragazzi, allora se ci siete potete iniziare la dimostrazione. Perfetto. Allora, Vai, noi, vai. come vi abbiamo già detto ieri, vi facciamo vedere come si può sfumare, no, che sfumare, quello ve l'ha No. fatto vedere Martina, decorare la gomma crepa con gli stencil. Ok? Allora, adesso troveremo anche il sistema di girare la telecamera. Eccoci qua. Allora, anche noi abbiamo preso della gomma crepla bianca di Stafil, degli acrilici, quelli che avevamo. Allora, solo un cenno all'inizio perché io non so quanti di voi già conoscono la tecnica dello stencil. Allora, praticamente per eseguire lo stencil servono gli stencil, pensa un po', gli stencil, ma stanno scrivendo che non ci si vede, non ci si sente? No, noi Martina, tu sì. sentiamo, vediamo. Ah, Vai tranquilla che poi rimane. ok. Noi Ok, vediamo benissimo perfetto. e Allora, sentiamo benissimo. perfetto. Allora, stencil che si eseguono con dei pennelli fatti apposta, che si chiamano appunto pennelli da stencil. Sono tronchi, vedete? Ok. Allora, per realizzare alla perfezione uno stencil, noi ora non ve lo facciamo vedere perché sennò allungheremo un pochino troppo i passaggi. Sul retro della mascherina va o spruzzata della colla riposizionabile in modo che la mascherina non si sposti mai durante il lavoro, oppure potete fissarla a quello che state decorando con dello scotch carta. Lo scotch carta vi può servire anche per isolare dei particolari, per dire se io voglio fare solo questo fiore, però con il pennello rischio di andare a prendere anche quest'altro, mi metto qua lo scotch carta che mi definisce solo il particolare che io voglio prendere, in modo che sono sicura che non andrò a sporcare. Allora, vi facciamo vedere al volo qualche esempio di decorazione. Io adesso ho preso uno stencil con dei cuori, visto che siamo vicino a San Valentino, e vi faccio vedere intanto la tecnica base. Allora, acrilico. Aspettate che avevo il pennello pulito, eccolo qua. In questo caso uso dell'acrilico rosso. Vado a intingere il pennello nell'acrilico e poi però lo vado a scaricare. Lo scarico sia sulla tavolozza, il piattino, quello che usiamo, io uso i blocchi tavolozza, sia su dello Scottex, finché non si rivedono le setole. Vedete? Ok? A questo punto, allora, io voglio fare questo cuore qua. Questo cuore qua. Il pennello da stencil, come si usa? Si devono fare dei movimenti circolari, proprio dei cerchietti, guardate, in questo. Allora, vi faccio vedere come non si fa. Non si fa in questo modo perché il colore filtrerebbe sotto. Non si fa, anche se ci sono delle eccezioni, dopo lo vediamo, in questo modo, tipo spugnetta, ma
perché sennò le setole vanno un po' dove gli pare, ma si usano questi movimenti qua. Ok? Ora, in teoria, dovreste vedere la differenza di dove ho fatto il movimento giusto e dove quello sbagliato, ma siccome sono bravissima, verrà bene Che carino che sei. comunque. E infatti è venuto tutto bene, mannaggia la miseria. Perfetto. Ok. Facci una prova del movimento sbagliato. Ok, allora Così si rendono conto. facciamo quest'altro qui. Sbagliato e anche, Lo guardate, scarico. se non lo scarico. Io ora ho preso il colore e non lo scarico. Vedete quanto eccesso di colore c'è sul pennello? Ok? Se io vado a lavorare adesso in maniera col pennello carico e in maniera sbagliata, cioè in questo modo, come certe volte viene anche spontaneo fare, guarda, e mo mi viene bene, mi sparo. Eh no, guardate. Vedete come ho sbaffato? Certo, ha sbavato. Ha Sbavato. sbavato. Ok, ha sbavato. Perfetto. E poi considerate una cosa, che io ho uno stencil che dietro ha già la colla riposizionabile, per cui mi sta comunque molto fermo. Ma se la colla riposizionabile non ci fosse o non fosse bloccato, almeno con lo scotch carta, vi assicuro che succederebbe un disastro. Ok, facciamo l'ultimo esempio con il movimento invece fatto bene. Se spingete bene, guardate, io non l'ho neanche ricaricato, dura moltissimo il colore, perché io vado a usare praticamente quasi solo la polvere. Vedete che Bello, differenza di bello definizione davvero. c'è? Ok, Sì, sì, sì. perfetto. Senti una cosa, Allora vi ma faccio quanto vedere. mettono? Sì, quanto, perdonami. Quanto ci mette l'asciuga l'acrilico sulla gomma crepla? Allora, guarda, sulla gomma crepla, guarda, è già asciutto. È già Istantaneo. asciutto. Se fate il movimento giusto, senza eccesso di colore, senza eccesso, si asciuga praticamente immediatamente. Ok? È molto, molto Ok. veloce. Ok. Perfetto, allora vi faccio Perfetto. vedere delle prove che ho fatto oggi, che mi sono preparata oggi. Ad esempio, ho usato questo stencil qua, che è una trama, su questo pezzo di Bella, gomma immagina crepla, la che può torta essere. così. Esatto, Aladdin. esattamente. Aladdin, Poi ho bravo. fatto un pochino di prove sempre con dei cuori scuri, più chiari, addirittura con la doppia battuta, che ora andiamo a vedere. È l'ultima cosa che vi facciamo vedere. No, Lo questo non lo stencil si può facciamo vedere. lavorare? Sì, Sì, Barbara, no, ma sì. c'è tutto il tempo, Certo. c'è Stencil tutto si il tempo, lavora. si fa. Hai visto io ho fatto super Oh, veloce. ok. Sì, infatti. Esatto, volevo finire a rispondere a Barbara Viviani che dice lo stencil si può lavare? Assolutamente Assolutamente sì, acqua e sapone tiepido e va via tutto. sì. Il massimo che ti può succedere, ecco, guarda, questo è uno Quanto ha letto Barbara stencil Viviani? più che. Non lo so, io Nei la commenti. leggo nei commenti. E ti può Allora è rimasta Duchessa rimanere Cade ma l'abitudine. okay. Ti può rimanere macchiato, Andate, quello sì, andate, ma non importa, scusate. perché tranquillo, grande. Lo stencil rimane sicuramente macchiato. Guardate questo che adesso andiamo a usare, è completamente macchiato, ma Ma queste è macchie. pulito o macchiato? Non so se si capisce il senso, ok? No, queste macchie non comporteranno assolutamente nulla. Sabrina Bianca dice che tipo di pennello si deve usare secondo l'effetto che vuoi ottenere, Sabrina? A O pennelli tronchi a che stanno mettendo? setola, se No, vuoi un io non effetto più collego, leggero, più non mi sfumato. collego.
Invece vuoi un effetto più pieno, più carico, devi usare i pennelli, quelli a Quelli a spugnetta. spugna, che mi sembra che ce li avete pure voi, no? Martina. Sì, come no? Sì, sciamo Esatto. tutto. Il pennello a spugna No, dà un scherzo, no, effetto, dà no, un effetto. no. No, no, lo so. Il pennello. Prego, Elisabetta, dice, finalmente ho capito come si usano gli stencil. Ok. Prego, prego. Ah, una piccola premessa. Niente, voi non leggete più niente, ci pensiamo noi, tranquilla. Tranquilla, Niente, Maria. non leggiamo Si sono niente. bloccati. Niente. C'è sta Zucchetta che dice tutto chiaro con due cose così. Niente, raga, niente, non leggo Ah, niente. ok. Come Giusy, risordi. Fantastico. Tranquilla, c'è Deb. Guarda, Giussi, Dai, certe vabbè. volte io risolvo disattivando e riattivando i commenti. Brava, però non mi fa fare manco quello. Quindi... Commento io. Proprio. Allora, nel caso ad esempio voi dobbiate usare la gomma crepla decorata in questo modo per fare delle torte finte e quindi dovete tirarla, queste lavorazioni fatele sempre dopo, a base montata, ok? Adesso vi facciamo Certo. vedere, io avevo una base di una torta di quando stavo ancora imparando, Vabbè, ce l'avevo buttata là, per cui qui stavo ancora imparando, vedi? Allora abbiamo deciso, sì, ma allora un sarà anno sotto, un ma che anno, cos'era quella torta? sarà un anno. Ma guarda che io ho imparato proprio col video di Martina a tirare la gomma crepla, eh? Per cui questa era una prova Ma quindi tanto davvero? tempo fa. Ma Sì, davvero? io col tuo Non video ho sapevo, imparato. Carcola. Giuro. Wow, Assolutamente. sono Infatti anche contenta. le No, non lo cliente sapevo, dice, dove Carcola. abbiamo il... Allora, rispondo a Barbara Manfrini che chiede, i pennelli si lavano con acqua e sapone? Assolutamente sì, perché tu vai ad usare un prodotto, in questo caso che è l'acrilico, che è a base d'acqua. Quindi l'acqua lava l'acqua, il solvente pulisce il solvente. Quindi se tu andassi ad usare il solvente dopo che hai usato un prodotto all'acqua, puoi prendere il pennello e Buttarlo. buttarlo. Anche Ok? in questo caso, Deborah, a sto siccome andiamo a punto io usare direi, proprio. Deborah, Sì. sì, a sto punto io direi che l'acqua mi bagna e il vento mi asciuga. Perfetto. Che non è una cosa essenziale. Dove per Scusate, raga, dai, procedete, scusate. Continua a vedere questa parte che è interessante. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? Vi vogliamo far vedere come lo stencil può essere usato anche a due battute o anche più battute, ovvero con lo stencil io vado a crearmi delle ombre, ok? Per accelerare tutto Bello, quanto. bello. Mi sono fatta già questa porzione di stencil col nero sulla base della torta, ok? Quindi io l'avevo posizionato in questo modo. Aspettate, che mo eccolo qua, ok? In questo modo qua. Ok. Adesso vi faccio vedere e se viene bene è bellissimo l'effetto. No, Devo farlo venire bene. E, vi voglio far vedere come creare l'ombra rossa. Il petalo del papavero ci vado a mettere il rosso, quindi il nero mi creerà solamente l'ombreggiatura. Ok? Cosa faccio? Mi rimetto lo stencil come l'avevo messo in origine. Eccolo qua.
e vado a spostarmelo di qualche millimetro. In questo caso ho deciso sulla mia destra. Vedete? A questo punto, e qui parte Sì. l'eccezione dell'utilizzo del pennello. In questo caso io non andrò più a fare il movimento rotatorio, altrimenti rischio di rialzarmi il nero perché, come diceva Martina prima, la gomma Eva non assorbe, non mi assorbe come non assorbe l'acqua, non mi assorbe neanche il pigmento del colore. Quindi dopo un po' me lo respingerebbe. Quindi se io vado a fare questo movimento rischio Così. di andare a impastare i due colori. Quindi solo in questo caso io il pennello lo userò picchiettandolo e solo là dove voglio l'ombra. Vado. Allora, prendo il rosso. Abbiate Vai. fede, eh? Eccolo. Eccolo. Ok. Lo prendo. Lo vado sempre un po' a scaricare, un po' meno rispetto a prima, ma che non ci siano Grumi, pozzanghere pozzanghere, certo, sulla sì, ok. setola. Allora abbiamo detto solo i petali, eh? Io mi vado a picchiettare il petalo. Ora ve lo faccio vedere su qualcuno, così vedete anche La la differenza. differenza. Ne prendo un altro po' di colore, perché devo andare a cercare di coprire il più possibile il nero in questo caso. Faccio solo questo fiore e ve lo faccio vedere, così vedete la differenza con l'altro. Vai, vai tranquilla, vai, vai. Ok, non mi sono isolata ai pistilli, vabbè. E Vai. guardate, lo alzo solo così non mi si sposta. Si vede? Bellissimo. Bellissimo! Brava, bellissimo. Questa è una tecnica semplicissima perché io ho semplicemente riposizionato lo stencil e spostato. Vado a Bravo, ribattere stupendo. con un altro colore Così. e in un attimo Bellissimo, lo fate. Vedete? Ultima, bellissimo, ultimissima, è un vi quadro, faccio Stefano. vedere. È carino, vero? Poi me la finirò con Molto, calma. sì. Allora, vi faccio vedere solo un'ultima cosa, ma è molto proprio veloce, veloce. Attento. Come, sì, come sfumare all'interno dello stesso, diciamo, soggetto. Io ora andrò a mettere una farfalla. Parto Vai, vai. dal rosso e mischio con l'arancio, ok? Così forza Roma sempre. Addio! Allora, io Io voglio. del Napoli. Pure mia sorella, lascia me perdere che sto messa malissimo io. Allora, io voglio una farfalla qua, ok? Parto. Ormai ho il pennello già sporco di rosso, quindi vado con il rosso scarico e mi vado a fare La prima. una parte. Ok? Lascio così. Adesso mi carico Un giallo caldo. un giallo caldo, un arancio. Prendo però, Non pulisci, quindi. non pulisco esatto il pennello, lo cerco di scaricarlo il più possibile, ma non lo pulisco. Ah, un'altra cosa, mentre si fa lo stencil, il pennello non va mai bagnato, mai, lo pulite alla fine del lavoro. Se vi serve di cambiare colore, Capito? dovete avere più pennelli a disposizione. Non fate come una nostra cliente, le risate, che aveva capito
che il pennello da stencil non andava mai lavato in assoluto. Dopo un mese ci ha portato un pezzo di legno. Dice: perché mi è diventato così? Perché dice: ma io, l'avete detto voi, non l'ho No, mai è lavato. no. A fine lavoro si deve lavare, ok? Allora, io l'ho scaricato un po' del rosso, mi vado a caricare l'arancio, me lo riscarico un po' e a questo punto, aspettate che sto cercando, ok, a questo punto riparto da più lontano rispetto a dove ho finito, perché ora ho il colore puro e mentre vado di là mi si mischierà con il rosso. Per cui non parto da dove ho finito, ma parto da più lontano e vado a piano piano inserirmelo nel colore precedente. Se, voglio finire ancora più chiaro, ci potrei mettere un goccio di Bianco. bianco. Ci metto un goccio di bianco, mi vado a scaricare il pennello, il più possibile. Ok, prendo il bianco, me lo scarico. Io sto usando un bianco che non è il massimo e mi finisco il lavoro. Da dove finisce a dove ho finito prima. Basta. Levo Voilà. e ho la farfalla sfumata. Si Bella, Bellissima. bella, Si bella, vede bella, la sfumata? bella. Poteva pure arcobaleno. Poi come tutti assieme. Cosa si vede? Ta, giusto? Bellissima, esatto. E questo è. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, noi le leggiamo. Direi allora, ma se noi veramente li leggiamo pure. Niente, niente, raga, niente. Esatto. Niente, si sono fermati a Zero. Katia. A casa, poi c'è il mio Niente. sotto, ma che immagini che ho scritto ciao, sono Lillo. Niente. Ditegli a loro. Niente, raga. Ok. Un'altra cosa, Leggete se voi per avete noi. bisogno di qualche... Ok. Ok, se avete bisogno di altre, perché allora il mondo degli stencil è un Infatti. mondo, è veramente un mondo. Esatto. E quindi ci stanno tantissime tecniche da usare con lo stencil. Se avete voglia, volete saperne un pochino di più, ce lo chiedete attraverso Martina e Giusy, non ci stanno problemi e vi facciamo Oh, qualche altra ah, demo, perché ma che veramente... fanno i segretari, non mi ricordi? Avanti, no, devi andare Benvenuta Rosa. a te. Ciao Rosa. Per ordinarli come si fa? Allora, guarda, trovi il Cambia nostro... discorso, Debora. Debora, non cambia Cambia discorso. discorso. Allora, cercateci su Facebook, Hobby dei Ricordi, e ci contattate per gli stencil. Non ci sono problemi. Ciao Rosa, ben arrivata. Rosa è una nostra amichetta. Bellissimo, Antonella. Pure Antonella, Antonella. stanno arrivando. Allora. Le nostre arrivano un attimo dopo, però arrivano, vedi? Ti fanno i complimenti. Guarderanno la riferita, dai. Sì, in tante sì, Replica. in tante sì. E poi quando ho finito questa qua, vi mando la foto, di com'è venuta. Va bene. E Ok. niente, per cui se avete voglia di approfondire il mondo dello stencil, che è veramente infinito, noi siamo qua, non ci sono problemi. Allora, Altre domande? ricapitoliamo, Mi abbiamo sembra che non ci visto. siano. Vai, vai. Come sfumare la gomma crepla con i pastelli ad olio e poi abbiamo visto. Abbiamo Abbiamo visto. visto come decorare la gomma crepla Con gli con stencil. gli stencil, con la tecnica degli stencil, con
gli acrilici, i colori acrilici. Ricordatevi la lavorazione nel caso dobbiate scaldare la gomma crepla sempre dopo averla già modellata, non prima. Se io vado a scaldare adesso questa, al disegno vi succede un macello. Per cui prima coprite la vostra base, create il vostro fiore, fate tutto ciò che dovete fare e dopo andate con lo stencil. Ok, allora, Ok, perfetto. Allora, sorelle, io grazie tante. vi ringrazio, grazie a Grazie a voi. La voi. prossima volta facciamo il contrario, l'ospitata al contrario. Ci mettiamo d'accordo e Quando volete, va faremo bene, un altro. benissimo. Poi, se è piaciuta, potremmo prendere in considerazione di fare questa cosa regolarmente, magari che ne so, una volta al mese, ok? Ah, una vera cambiale! Qua con tutte le cose che ci avevo da fare! Noi, insomma, organizziamoci, dai, organizziamoci, che io devo fare tanti le cose, qua c'è il cervello che mi scoppia. Dai, organizziamoci, va bene? Sì, ok, rispondo velocemente a Rosanna che dice per farli asciugare quanto tempo ci Ah, vuole. Sulla no, gomma crepla è immediato. poco. Acrilici particolari no, i normali No. acrilici all'acqua, tranquillamente. Quelli che voi trattate i blade, giusto? No, full cast. Quelli diversi. E Ah, full full cast, cast, perché scusami, sono sì, perché acrilici full probabilmente c'è cast. anche l'azienda. Sì, esatto. E quelli vanno benissimo, sono perfetti. Ok, allora, di Ok, nuovo grazie. va bene ragazze, Siamo grazie a voi, ci e sentiamo, è niente, stato un alla prossima. piacerissimo. Piacere nostro, eccoci così vi salutiamo. Piacere nostro, grazie a tutte, eh? Grazie. Grazie a Ciao tutti, ragazzi, Stefania, hai ancora grazie. complimenti, bellissima tecnica. A te, Ciao, ciao Deborah, ciao grazie. Io mi sono Stefania. lasciata Ciao. più male Ciao con la crepa. ragazze. Grazie. Ciao. Dai, dai sotto la spugnetta. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ora voglio vedere un attimino. Ecco. Wow, si rivede nei commenti. Wow, guarda quanto stiamo indietro. Questi sono gli ultimi. Ciao Loretta. Sei arrivata a casa e ho messo a guardare la macchina. Rosanna. Allora, ragazze, vi è piaciuto? Barbara Viviani, grazie. Ma grazie a te per averci visto. Wow, mo ve leggo. Marzia, ciao bella. Wow, guarda quanti. E niente, ragazzi, Assurdo. erano bloccati alla seconda Maria riunizione. Cannone, Rosa, Antonella, ciao, grazie a tutte, dice, grazie a voi. Oh, raga, scusate, noi non siamo riusciti a leggere un commento. Bloccati. Niente, bloccate. Va bene, ragazze, allora è arrivato il momento di salutarci. Isaura, fammi capire se hai capito. Ciao, Adrià. Grazie a tutte per essere state con noi. Un bacio grande da Giusy e Martina di www.mamimaggi.it. It. Ciao a tutte. Ciao. Ciao, ciao. Thank you.